Everybody, ciao a tutti e tutte, io sono Sofia e questo è un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che ho affrontato fino a ieri. Questo argomento sono esami di terza media. Non inizierò il video dicendo che gli esami di terza media sono una cavolata, perché non è vero. Quindi sì, oggi giorno 22 giugno 2017, sono qui per parlarvi degli esami di terza media che ho finito ieri. Iniziamo il tutto dalle prove scritte. Le prove scritte sono iniziate il 13 per me, quindi era martedì, e avevo il tema di italiano. Sono uscite tre tracce, che alla fine è il tema di italiano, secondo me, è la cosa più facile, perché comunque devi formulare tu, e cose così. E sono uscite tre tracce che poi... Cioè, sono sempre quelle alla fine. E sono un testo argomentativo, una relazione e una pagina di diario, una lettera. Io ho fatto il testo argomentativo, perché è uscito. Racconta ad un amico questi 3 anni e tutte cose così, che si stanno concludendo e cose così, e non l'ho fatto. Anche se il giorno prima mi ero esercitata con la pagina di diario a casa, però non l'ho fatto perché non mi piaceva. Poi la seconda, il testo argomentativo, appunto c'era scritto: oggi il mondo è pieno di problemi, tipo violenze, immigrazione, guerre, terrorismo e cose così, e racconta quello che ti ha colpito di più e che hai affrontato in questi 3 anni. E io ho parlato del femminicidio, quindi ho fatto il testo argomentativo e ho parlato del femminicidio. Poi l'ultima era invece una relazione o su un progetto che avevamo fatto oppure su una gita scolastica. E appunto, vabbè, io ho fatto il secondo. Quindi mercoledì abbiamo avuto la prova di matematica e lì terrore, panico. Il giorno prima mi ero imparato tutte le formule a memoria di geometria dei soliti, tutte, tranne quella del cubo, ovviamente. Chi è? Comunque scusate se la coda si è venuta male, non so se la potrei spendere male, però cioè, devo uscire con la carta, ho detto prima di uscire faccio un video, perché davanti se non faccio un video, appunto, cioè, i prossimi video sarò con le carte perché li ho registrati, quindi non ci fate caso. Cioè, la prova di matematica c'era un problema di geometria dove c'erano 2 figure, un cubo e un prisma, e 2 equazioni, e io la panico ancora di più perché la prima era facilissima, cioè ciao, l'ho fatta ad occhi chiusi tipo yeah! Ok, la seconda era panico, perché oggi ripeto sempre panico? Comunque la seconda era panico perché cioè non la sapevo fare, però poi abbiamo copiato un poco, quindi posto. Poi invece c'era scegli uno di questi esercizi e c'era un esercizio di genetica e un esercizio di probabilità. Io ho fatto la probabilità perché la genetica non me la ricordavo. E poi c'era scegli uno di questi esercizi tra moto rettilineo, quindi spazio-tempo, quindi chilometri orari, oppure leggi di Ohm. E io ho fatto le leggi di Ohm perché me le ricordavo meglio, tipo proporzionalità diretta e indiretta e così così. È andata benissimo, cioè credo di non aver sbagliato nulla. Il 15 giovedì ancora più panico perché c'era la morte. Avete presente morte? Ecco, c'era proprio in valsi e la panico. Abbiamo fatto le matematiche e sarà andato uno schifo perché era difficile, ma difficile che poi acqua dura. Tedeum. Quello italiano credo che sia andata meglio perché comunque italiano è sempre più facile. Mentre venerdì il 16 abbiamo fatto sia inglese sia francese. E lì vabbè facile, c'era appunto un questionario e una lettera. Io ho fatto in tutti e due i questionari perché comunque sono una cosa più facile. Poi io gli orari dovevo avere il 23, quindi ok, ho una settimana di tempo per impararmi tutta la tesina, tutto ok, tutto wow. Però l'ultimo giorno, quindi venerdì, ci hanno detto che gli orari avevamo il 21, e quindi io tipo... Quindi ce li avevano anticipati e li avevamo fatti ieri, che per me ieri, comunque il 21 giugno. Sono andati bene. Io tipo ero... Cioè, ci sono tutte le ore normali, cioè tutti dicono che alle 8 dovrebbero essere là tutte le persone, ma io ho detto che ci vanno a fare lì alle 8 se sono la 10ª di mattina, se no aveva senso, e là c'è andata alle 9, però ho fatto sbaglio, perché io sono entrata alle 11.58, quindi sono stata alle 9, alle 11.58, là, senza fare niente, e mi facevano male le gambe, appunto sono tornata e ho dormito dalle 4 alle 7. Comunque, niente,
sono entrata, è andato tutto bene. La mia tesina, cioè la mia mappa concettuale, era sull'adolescenza, quindi un argomento che mi interessava particolarmente, perché mi ha sempre interessato. E niente, è andato tutto bene, quello di francese però mi interrompeva ogni 5 secondi, tipo mi diceva, siccome io parlo così, no? E ho detto le droghe, e lui fa, con quante D? E io, una. E allora perché dici droghe? Le droghe? E io, ok. E tipo mi fermavo ogni 5 minuti, tipo mi chiedevano cose su di me, tipo tu che tipo di adolescente sei, tu cosa faresti se il tuo capo in una cosa lavorativa fosse un bullo, e cose così, tipo mi facevano anche molte domande personali, però andava tutto bene. L'unico mio terrore era quello della presidente di commissione, però la presidente di commissione manco c'era, cioè ci sono tutti i professori schierati là, tu sei qua, ma la presidente di commissione manco c'era, quindi tipo, ok, meglio, poi, ok, tutto a posto, se non mi hanno fatto domande al di fuori della tesina, cioè quello di scienze mi ha chiesto, abbiamo visto un film che trattava dell'anoressia, parlami di questo film, gliel'ho parlato, e poi tipo la professoressa di storia mi ha chiesto la questione sociale della rivoluzione industriale, che comunque c'entrava perché io portavo la rivoluzione industriale, quindi ok, alla fine c'entrava con l'argomento. E niente, è andato tutto bene, mi hanno tenuto un casino dalle 11.58 alle 12.32, quindi tipo mezz'ora, però non li ho sentiti nemmeno. Un consiglio che vi do è quello di farvi il PowerPoint, perché io avevo il computer accanto con la mia chiavetta carina e c'era il PowerPoint, e ogni volta guardavo la pagina e comunque mi ricordavo di quello che dovevo parlare, quindi è un consiglio davvero che vi do con tutto il cuore, di farvi il PowerPoint. E alla fine è un'interazione normalissima, l'ansia c'è, la paura c'è, io tipo non mi sentivo più le gambe appena sono entrata, però dettagli. Poi alla fine ho suonato il flauto e mi sono mangiata tutte le pause, appunto il professore di musica alla fine mi fa di fame, e io, perché? E lui fa, perché ti sei mangiato tutte le pause nel brano? E io, e vabbè, già che l'ho fatto perché non volevo suonare, però poi alla fine l'ho suonato. Comunque, l'ultima cosa che vi consiglio è di studiare, cioè la terza media, farla piena, nel senso studiare all'inizio dell'anno, così alla fine non dovrete ripassare tutto, perché ripassare tutto alla fine dell'anno in 3 giorni non ce la fate. Io ho provato a ripassare, ho ripassato soltanto storia e letteratura, perché appunto non riuscivo a ripassare tutte le materie, quindi io vi consiglio di studiare all'inizio dell'anno tutte le materie e poi alla fine studiarvi soltanto la tesina. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.